Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un film uscito l'anno scorso che ha fatto abbastanza parlare di sé, carino, comunque molti mi hanno consigliato di andarlo a vedere e stiamo parlando di The Fabelmans. Praticamente si parla di questo ragazzo ebreo, di una famiglia con evidenti problemi, che... sì, cioè, oddio, manco troppo evidenti, perché per esempio la mia ce ne ha di più, però... cioè, insomma, loro si vogliono bene, però hanno qualche problemino qui e là. E lui fin da piccolo è sempre appassionato, da quando ha visto sto treno che si schianta guardando il suo primo film al cinema, di cinema. E quindi vuole diventare un regista. E niente, in poche parole, lui... vive tutte le sue esperienze crescendo sempre con la camera in mano, bla bla bla, e piano piano questa cosa lo porterà a scoprire cose, perché con la cinepresa in mano ti puoi riguardare molte cose nella vita che non è, di cui non hai fatto caso, perché magari sullo sfondo non hai visto qualcosa che passava, quello che succedeva, uno sguardo, quello che cazzo poteva essere, e quindi lui va avanti, scopre cose, insomma, fino a che poi la famiglia pure si sfascia in un certo senso e lui cerca di sopravvivere e di seguire il suo sogno. E niente, devo dire, molto bello, molto lento, questo sì, assolutamente, ragazzi, non guardatelo se non volete stare belli attenti a vedere, e soprattutto anche, secondo me, per guardare questo film dovete essere un minimo appassionati veramente di cinema, perché può essere per tutti, però se lo guardate da appassionati vi risulta molto, ma molto più leggero. Ci stanno un sacco di cose che per chi non gliene frega un cazzo della cinepresa sta lì e fa proprio e vuole andare avanti. Trama, sinceramente, carina, molto carina, anche perché io non voglio fare il regista, però comunque il doppiatore è comunque un sogno. È bello vedere un ragazzo che fin da piccolo ha un sogno, lo segue, è bravo, anche lui ha le sue difficoltà nonostante l'epoca. E vabbè, in effetti no, oddio, per l'epoca c'ha senso che avesse difficoltà, visto che è ebreo. Però è più o meno negli anni 30, eh? Quindi ci sta, però... comunque, cioè, molto carino a livello di questa crescita, e a me sinceramente, che comunque ho un sogno e tutto il resto, ha toccato un minimo. Trama io gli darei un bel 8, perché comunque è semplice, ma te la raccontano proprio bene. Obiettivo, no, scazzo dico, personaggi. Personaggi, beh, a dir la verità ce ne sono vari. C'è lui, ci sta la madre, il padre, le sorelle, e l'amico del padre, e poi ci sono anche due ragazzi alla fine che vanno con lui al liceo, e anche la sua prima ragazza, in un certo senso. Allora, la madre è, secondo me, una con problemi psicologici gravi, e anche secondo il suo psichiatra, da quel che mi ricordo che viene detto dal film. Perché, non lo so, è un po' uno spirito libero, un po' di quelle figlie dei fiori che comunque, secondo me, ecco, si è fatta un po' troppe canne da giovane e è rimasta un po' rincoglionita. E il padre invece è il classico tipo che comunque è lui a comprargli per la prima volta una cinepresa, però rimane sempre a fare un po' il padre, sapete, no? Il padre è sempre quello che rompe un po' più il cazzo sui sogni, che ti dice tipo, no, devi pensare alle cose serie, alle cose reali, e mamma re, mamma iala. E quindi stai lì e dici, vabbè, ok, ci sta, fa il suo ruolo, però comunque è una bravissima persona. L'amico del padre è un coglioncello che si diverte, tutto il resto, qualche volta gli dà una mano anche per i film e tutto il resto. Le sorelle gli danno una mano facendo le... è una cosa carinissima, quando erano piccoli praticamente si mettono a fare i film insieme, e quindi vestiva le sorelle in certi modi e gli faceva fare i film anche dentro lo sgabuzzino, cosa che secondo me è bellissima a livello di famiglia, in un certo senso. Poi ci stanno appunto questi due ragazzi, uno è che lo prende per il culo e l'altro pure, però è un po' più sveglio. Il primo è proprio il bulletto coglione, il secondo è il bulletto che lo fa un po' per faccia,
E poi ci sarà pure una piccola cosetta tra loro, insomma, che magari ecco, si riescono a capire un po' di più in confronto con quell'altro. Poi c'è, ah sì, ho detto, la sua prima ragazza è una ragazza, secondo me, un po' strana, un pochino strana, visto che comunque è innamorata di Gesù Cristo, cioè nel senso proprio che c'ha un crocifisso grosso così dietro al letto, però vabbè, non sto a giudicare, erano gli anni 30, cazzi suoi, insomma. E quindi personaggi direi, beh, ci sta, ognuno fa appunto il suo ruolo, ognuno ha comunque le sue difficoltà della famiglia, soprattutto, parlo soprattutto di quelli appunto nel nucleo familiare, e ognuno le affronta in un modo diverso perché è una persona diversa, cosa che molte volte ci dimentichiamo anche nella vita reale. E quindi assolutamente personaggi pure direi di bell'otto, sì. Obiettivo era portare un film, secondo me, che parlasse di sogni, anche della storia comunque di Joe Dawkins, che comunque è bella, è figa, ci sta, che portasse comunque magia in quello che fa, che facesse capire anche a chi lo guarda magari che è un po' più estraneo alla cosa, che dietro a una cinepresa c'è magia. È veramente... Voi potete dire sì, no, è scienza perché sono i fotogrammi che passano davanti alla luce e quindi riflettere. Ok, sì, perfetto, però questo è per chi non ha un cuore. Per chi ha un cuore come me, come molti di voi, invece, dietro la cinepresa c'è una magia. C'è una magia. Perché la magia che appunto sa creare un regista bravo, uno che ti fa delle inquadrature, dei tagli che veramente stai lì e dici... Cazzo, sì, mazza, o questo. Io sto proprio dentro a un mondo fantasy, io sto in mezzo allo spazio, io sto nel Wild West, io sto dove cazzo ti pare. Beh, e quella è magia. Per me è assolutamente magia, perché tu hai la forza di farmi arrivare in un posto, veramente, di farmi parte della storia, anche. Quindi, secondo me, obiettivo assolutamente 10. Devo dire, stupendo per me sotto questo punto di vista. E direi che il voto finale potrebbe essere tranquillamente un 9. Ve lo consiglio assolutamente. Se siete gente comunque che è in cerca di film leggeri, no. Ma aspettate che siete nel mood giusto per guardarlo, altrimenti secondo me ve lo rovinate. Ci vediamo al prossimo video con il doppiaggio di The Fablemans.